Viviamo in un mondo sempre più connesso, dove ormai la tecnologia ci può aiutare anche nelle cose più banali, come prendersi un caffè. Ma molto spesso, soprattutto in questo periodo in cui parliamo di smart working a seguito del Covid, ci dimentichiamo e pensiamo che ci illudiamo che gestire un'azienda sia possibile tramite un cellulare, gestire un'azienda sia possibile tramite smart working. Ma spesso ci dimentichiamo qual è la vera situazione di un'azienda, come l'azienda società, come è collegata. E laddove noi andiamo a parlare di fatture elettroniche, noi ci dimentichiamo che attorno a esso c'è tutta una serie di documenti, di questioni, di materiale che a oggi non viene ancora digitalizzato. Ecco per cui è facile dire lavorate smart working, ma molto spesso ci si dimentica cosa vuol dire portarsi l'ufficio a casa, cosa vuol dire per un manager, per un'azienda. Ecco per cui ci troviamo in una situazione in cui le aziende sono queste, faldoni, dove devono tenere, magari non possono tenere una fattura elettronica, ma devono tenere tutti gli stessi documenti. Un qualcosa in cui poi ci troviamo che questo è il normale ufficio di una persona. Ma cosa vi direste se vi dico che con un semplice click si può cambiare tutto questo? Perché questa deve essere la scrivania adatta se si vuole giocare in smart working. Io devo essere in grado di portarmi dietro questo per poter lavorare. Ecco per cui che questo diventa ancora più difficile quando dobbiamo pensare non solo di trasferire la mia scrivania, perché ancora ce la faccio ad andare a lavorare con lo smart working, ma quando devo pensare di trasferire tutto questo. Eccoci qua. Perché la questione è questa. Cosa mi dite se io poi dico che con un semplice batti di click posso cambiare tutto questo? Eccoci. Perché questa deve essere, questa è l'azienda del futuro. Ed è questo che vogliamo ottenere. Com'è possibile fare tutto questo? Semplice, con il nostro nuovo progetto, Document 1C, un software sviluppato appositamente con l'idea di permettervi di tenere la vostra azienda qua, o ancora meglio, nelle nuvole, in cloud. Adesso vi farò vedere come. Document 1C. Il primo aggregatore integrato di documenti in grado di gestire unicamente le fatture, BDT, offerte, contratti, listini, info aziendali, documenti in maniera integrata con le aziende. Tutti in un unico posto che è possibile accedere ovunque voi siate. A oggi è solo questo quello che voi digitalizzate. Vi state dimenticando che tutto attorno a questo c'è tutto un altro mondo che dobbiamo digitalizzare e soprattutto scambiare con le altre. Soprattutto laddove a breve per le aziende arriverà un mondo che si chiama blockchain. In breve, cos'è la blockchain? La digitalizzazione univoca di tutti i documenti elettronici. Qualcosa che assomiglia in certe parti con quello che fate ogni volta che mettete una firma elettronica. Ok? Penso che tutti voi l'avete fatto almeno una volta. Ma il futuro è ancora più avanti. Il futuro si sta già muovendo. A oggi il futuro, che ancora c'è più richiamato a seguito della pandemia, è la necessità di avere un qualcosa che ti permette ovunque di avere accesso, di smettere con tutte le carte e così via. E tutto il sistema integrato. Voi direte, certo esistono già le fatture elettroniche, ma dove? Quanti di voi, ti arriva una fattura elettronica e non hai il DDT, non hai il contratto e perdi tempo a trovarlo? In quel modo, tutto in un unico posto, sempre accessibile, in maniera integrata. Vediamo un attimo a vedere un po' come già funziona il nostro prototipo. Ti prego di farmi vedere così. Ok. Il sistema permette tranquillamente di accedere a tutta una serie di documenti già archiviati, è la stessa cosa che avrete avuto a partire dalle fatture direttamente arrivate, la possibilità anche di archiviare tutto quello che va per quanto riguarda contratti, documenti, offerte, tutti i dati in un unico posto. Ecco quindi che questo è il futuro delle aziende. E questo è quello che noi dobbiamo fare. È questo che noi dobbiamo sempre guardare due step avanti. Se a oggi noi abbiamo digitalizzato una parte,
dobbiamo digitalizzare tutta la stessa azienda, come ci ha insegnato questo momento di pandemia. Ecco per cui noi abbiamo presentato questo progetto. Questo progetto in cui noi speriamo di avere il supporto della Fondazione Manovale Sviluppo con questo premio, perché purtroppo i soldi servono. Purtroppo per fare un progetto come questo noi abbiamo bisogno di risorse, perché probabilmente uno sottovaluta un conto. Noi possiamo metterci da parte nostra la parte che riguarda sulla creazione del software, possiamo creare anche il miglior software, ma purtroppo serve adesso fare promozione, reclame e così via. Ed è per questo che noi abbiamo sviluppato questo business plan e stiamo cercando adesso risorse. Ed è per questo che spediamo che la Fondazione Novara Sviluppo possa premiare il nostro progetto. Il nostro progetto, che è molto importante segnalare, che può riportare a due grandi benefici. Uno, posti di lavoro. A oggi, è brutto da dire, però abbiamo anche bisogno. La nostra società, grazie alla realizzazione di questi progetti, potrà portare nuovi posti di lavoro. Qua a Novara, una città che oggi ha bisogno di credere nell'innovazione, nella possibilità di fare innovazione, nella possibilità che in provincia a oggi si rivalutino le ottime menti che sono andate magari a studiare a Milano, riescono a trovare qua, in Italia, qua a Novara, e magari proprio Fondazione Novara Sviluppo, nuovi stimoli. Il secondo, il fatto che possiamo dare competitività alle nostre imprese. Nostre imprese che oggi hanno imparato cos'è lo smart working, ma purtroppo non si possono portare il lavoro a casa, non si possono portare oggi i documenti. Ecco perché cerchiamo di dare in un periodo di innovazione qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo. E credetemi, non pensate adesso alla fatturazione, a oggi questo sistema non c'è. Questo sistema non c'è perché tutti sono un passo indietro, tutti ti danno quello che ti chiedi, noi vogliamo andare avanti. Certo, si possono digitalizzare molte cose, c'è quindi chi in Italia ha avuto anche grande successo digitalizzando proprio i grandi quadri, anche se questi per fortuna sono originali, però la digitalizzazione dell'azienda è un processo inevitabile che dobbiamo dominare al meglio e nel modo corretto. Ecco perché noi speriamo veramente che la nostra idea possa avere luogo, ecco perché confidiamo che la vostra commissione legga il nostro business plan, dove si vedono bassi tempi di ritorno dell'investimento e la possibilità di avere un progetto veramente ottimale che potrebbe essere... È inutile che mi dispendo eccessivamente su far vedere i numeri cui voi avete a disposizione. E a questo punto è bene che io vi lascio con un click e mi possa godere il mio caffè. Grazie. Anche se mi dimentico che ogni tanto dovrei ridurre i click. Per cui portiamo l'azienda in cloud con Document 1C. Grazie, arrivederci.